Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi non sai cosa fare? Guarda qua. Sono Manuel Spadaccini e ho fatto della difesa personale il mio lavoro. Grazie alla mia esperienza nell'Arma dei Carabinieri e poi all'estero, ho capito che per difendersi non serve solo muovere le mani, ma occorre saper usare la testa prima dei muscoli. Come fare? Te lo spiego in questo canale. Benvenuto nella difesa personale professionale. Stay safe! Perché sei in giro con un coltello? Cos'è sta cosa? Pensavi di essertela sfangata con la Mataleao, invece adesso level 2, coltello. Qui fanno vedere un sacco di robe strane sui social. Ti fa male, non devi guardarli. Guardiamo il primo. Aspetta. Prima però ragazzi, solo perché stiamo facendo sta cosa qui che io non ho tutt'altra voglia, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche con la campanella, ok? Andiamo avanti. Primo, serve anche l'altro. Ok, cioè va bene, proviamo a fare sta cosa, ma ho già visto un dettaglio che odio e mi fa proprio, vabbè, proviamo. Quindi lui dice che non si può fare niente se non la sua soluzione è fare questo, quindi già vediamo che lui piazza una mano sulla lama, cosa assurda perché al momento che facciamo pressione ci apriamo e molleremmo la presa, e poi lavora sotto andando a colpire con il coltello, che comunque passa continuamente davanti alla gola, è pericolosissimo, sempre con la mano che impugna la lama, quindi magari la mano fa anche da stop nell'accoltellare e si taglia lui. E poi cos'è che fa? Un disarmo? No, finisce così. Finisce passa così. Sotto. Ah, passa sotto, ok. Allora, come avete già capito, già la partenza per me è assurda, perché andare a mettere la mano sulla lama significa aprirsi e perdere la presa, ovviamente. E salvo che abbiamo dimostrato la volontà di reagire, e quindi questa coltellata, cosa che secondo me funzionerebbe così, arriverà proprio perché noi abbiamo causato una sua controreazione. E quindi un concetto non è sbagliato, però dobbiamo perfezionarlo, come lo lavoriamo noi in KMA. È chiaro che è una situazione limite, che non reagirei mai io per una situazione di un portafoglio. Però per i curiosi dei dettagli tecnici andiamo a vedere cosa è possibile fare con un po' più di buon senso. Se abbiamo un coltello alla gola, non andrò mai a lavorare qua, no, è ovvio. Vado a mettere due mani dove posso afferrare, ossia qua. È chiaro che non dovrò dormire, ma al momento che io vado a bloccare, quindi rivelo la mia volontà di reagire, devo passare sotto. Passare sotto. Hai altro? Certo, il titolo dice tre tecniche. Ah, tre, va bene, dai, vediamo la seconda. Questo cos'è? Serve il muro però, eh. Ah, bene, allora mettiamoci al muro, perché serve il muro. Ah, ok, lui non può andare indietro perché ha il muro alle spalle, questa no, dice. Questa no, perché esponi la femorale, guai. Ah, e lui estrae l'arma da fuoco. Io non sono d'accordo su questa cosa perché è stato testato con delle simulazioni molto realistiche che fino a una distanza di 7 metri, quindi qui nell'esempio sono addirittura un metro, la persona che ha un coltello riesce ad arrivare a segno prima ancora che il tizio possa fare fuoco. Anche perché noi facciamo fuoco anche con un calibro 9, ma la persona non è che si spegne immediatamente, quindi le coltellate arrivano. Andiamo a vedere quello che sarebbe nella realtà. Vai, proviamo. Ok. Avete capito che anche se io avessi già il colpo in canna, quindi risparmiandomi anche questo movimento, mostro che l'arma è da training, io comunque non faccio in tempo a fermare una persona che deve fare 30 cm di movimento. Io non ce la faccio. Sicuramente i colpi in pancia li prende, ma ne prendo più io di coltellate prima che tiro il grilletto. Quindi non mi piace. Allora dillo tu, che facciamo? Allora, premesso che è una situazione di merda, ok? Non consideriamo l'arma perché la distanza è troppo ravvicinata, dovremmo cavarcela con le mani. Queste sono già attive. Ad esempio, se sono bloccato in questa posizione, neppure. E me ne vado. Con il baby tonfa ti difendi anche se non sai combattere. E non c'è due senza tre. Sono un uomo fortunato. Aspetta, per questo c'è una cosa fondamentale da fare.
Così, così sei, sono uguali. Sei più l'aggressore. Sei, cazzo, ma sei te. Sono io. La mia controfigura. Io sono quello lì. Va bene. Dai, vediamo sta cosa. Pronto? Vai. Ok, no. No, perché... Beh. Ok, fermo il braccio così. E gli fa la chiusura. E poi gli prende il coltello così. Va bene, proviamo questa cosa. Vai, quindi sarà un attacco... Va bene, dai, proviamo. Porta la coltellata, ok. Blocco con il braccio, va con l'altro a bloccare il gomito per creare una rotazione e andare a bloccargli l'altezza del tricipite. La seconda mano arriva da sotto e gli mette in pressione. Già fatto questo non mi piace molto perché io con questa mano non posso afferrargli, portargli via il coltello, posso solamente dargli uno stress. Però vorrei provare questa cosa in dinamica reale. Dai, proviamo. Ok. Allora, dove ho trovato difficoltà è stato il fatto di andare a prendere il gomito e fargli fare questa rotazione. Perché? Perché tu tenevi un angolo chiuso, dovuto al fatto che portavi più colpi, e non riuscivo a fletterti questo gomito. Tu cosa hai sentito? No, più che altro poi sentivo che ti scivolava la mano, perché quando torno indietro per ripartire non hai una grande presa. Esatto. Fai solo con le dita. Esatto. Quindi io non riuscivo a girarti il gomito, a farti fare questo lavoro, che se lo facciamo su una persona ferma e collaborativa funziona benissimo. Ma quando il braccio è un pezzo di legno che va avanti e indietro, io non riesco a lavorarci lì. Quindi questa cosa la vedo un po' difficile. Poi, anche sul fatto di riuscirci dietro, questo cambio delle mani, poi mi va a creare qualcosa di inutile qua. Creo solo uno stress, ma non posso poi fare granché. Per esempio, qui era possibile fare una figura 4. Lo mostro anche in alcuni miei video. Ce l'ho già, è già montata. Il tizio invece lì non fa una figura 4. Secondo me così fa solo una figura di merda. Quello che è possibile fare in una situazione tanto disperata, dove comunque le coltellate arrivano, quindi non è che posso stare qui a prendere nel 50, proverò a difendermi, è sicuramente quello di concentrarci sul braccio armato, ma non giocare tanto sulle finezze del gomito, eccetera, ma semplicemente andarlo a bloccare. Porta pure le coltellate forti come prima, vai, vediamo. A terra, a terra! Ok. In questo modo sono riuscito a dedicarmi solo al braccio armato, senza andare a cercare giochetti strani sul gomito, eccetera. E poi da qui, ovviamente, solo quando l'aggressore è bloccato a terra, possiamo andare a effettuare un disarmo. Questa tecnica, ovviamente non abbiamo una bacchetta magica, di sicuro nella vita ci sono solo la morte e le tasse, però semplifica un po' il contenimento di un soggetto, perché si va a abbracciare il braccio e lo si conduce giù. Ne ho spiegato i vari dettagli in questo video, quindi andatelo a vedere in modo da trovare un po' tutte le peculiarità. Attenzione a non scambiare però i video come una vera lezione in palestra. Solo in palestra, nei corsi KMA, si può imparare veramente. Ah, quindi non su TikTok? Su TikTok sì, si passa il tempo, però non scambiate quello che vedete su TikTok come qualcosa di utile in strada, mi raccomando. E ovviamente stay safe. Psst. No, che mi sgonfi.